una brutta situazione, perché diversi mesi che ormai siamo a casa, non sappiamo mai niente di certo, tutte storielline che poi dopo si ritorna indietro, cioè non c'è niente di certo e aspettiamo questo nuovo commissario, che per adesso, a quanto si sa, non è stato eletto. È proprio così, il giudice del Tribunale di Arezzo non ha nominato il commissario per la 2G, l'azienda con la quale i fratelli Giannetti gestivano i supermercati a marchio Despar. Una parte di loro sono passati velocemente a Conad, ma per tutti gli altri è bloccato inspiegabilmente questo passaggio. Così non si possono iniziare nemmeno le trattative per una richiesta di acquisto di 16 punti vendita che è stata depositata dal gruppo Faranda. Perché siete qui di fronte al Tribunale di Arezzo? Perché al Tribunale di Arezzo è stata avviata una fase di concordato il 17 di novembre. Voi pensate che per Cadra avviate il 5 di settembre, l'11 hanno nominato i commissari. Oggi ancora non hanno nominato i commissari sui punti vendita, i 2G. C'è qualcosa che a noi non torna, ma il problema ulteriore è che siamo fermi su tutto. C'è una proposta definitiva di acquisto per 16 punti vendita, ci dice la proprietà, informalmente ovviamente, perché non abbiamo potuto avviare nessuna trattativa, e non può essere discussa perché i commissari non ci sono e loro non discutono finché i commissari non vengono eletti. Allora noi non capiamo più perché c'è tutto questo temporeggiare rispetto a un concordato che sembra essere anche un concordato molto importante rispetto ai numeri, e chiediamo al Tribunale di nominare velocemente i commissari e permettere a quella che a loro risulta una straordinaria attività, ma per noi diventa ordinaria, per poterla fare, quindi poter ragionare del futuro di questi lavoratori, di questi 16 punti vendita, se è così, cioè, se c'è questa proposta dovremmo avviare una fase di trattativa, ma anche permettere a chi vuole uscire di andare in mobilità, perché si ricolloca da qualche parte, e trattare una cassa integrazione che a questo punto diventa, sul concordato va trasformata, dobbiamo andare al Ministero. Tutto questo è bloccato? Tutto questo è bloccato, proprio perché è bloccato e sono passati mesi, noi non possiamo più accettarlo. E diciamo un'altra cosa, che oggi siamo qui e finché non verrà risolta la questione dei commissari saremo qui, quindi prossimo giovedì diamo appuntamento a tutti un'altra volta. Ecco, chi è presente questa mattina? Sono presente praticamente i punti vendita dei negozi che sono rimasti chiusi di La Spezia, di Livorno, di Firenze, di Perugia, di Arezzo, quindi tutti quelli che sono interessati. Con la solidarietà dei dipendenti di Cadra. Sì, ci sono anche loro, sono un gruppo fantastico e allora dovremmo ancora come città rinterrogarsi veramente che tipo di risposta dare, perché fino adesso non mi sembra che ci sia stato grande movimento per la risposta a questi lavoratori. Noi ci stiamo lavorando, sappiamo che qualcuno ci sta lavorando, forse siamo troppo pochi, rimettiamoci tutti insieme e proviamo a dare risposta anche ai lavoratori di Cadra. Voi siete lavoratori che arrivate da più lontano? Sì, noi arriviamo dalla Spezia. La Spezia, punti vendita di La Spezia, è un paese limitrofo che si chiama Follo. Siamo il fanalino di coda della Despar, i più lontani, che quindi devono snellire la pratica al più presto. Siamo tanti a casa, quindi avevo già fatto le interviste ai nostri colleghi della Toscana, dell'Umbria, qualcuno del Lazio, siamo tutti qua presenti. Ecco, lei che situazione ha in questo momento? Io la situazione che ho io, una, diciamo, non so gli altri colleghi, ma io sono monoreddito, quindi vivo da sola e ho bisogno del mio stipendio di lavorare. 23 anni che sono in questa azienda e quindi abbiamo dato tutto il massimo per poter andare avanti e vogliamo delle risposte. Ecco, speriamo che il Tribunale vi ascolti. Il Tribunale ci deve ascoltare e deve dare priorità alle persone che sono a casa. Dateci il lavoro, 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 dateci il lavoro.